La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da Oggi seguiremo un secondo importante evento, cioè quello organizzato da Arete, da questa associazione giovane nata da poco, ma che già sta seminando veramente tanto sul nostro territorio, e questo secondo evento lo dimostra con un'esposizione di un'opera di Mattia Preti. Quindi insomma un evento sicuramente da seguire qui alla Messe Terme. Fino al 10 luglio è aperta l'esposizione, quindi siete invitati a venire a visitarla. Qui insieme a me il presidente dell'associazione Arete, la dottoressa Raffaella Gigliotti. Un secondo evento, dottoressa, molto importante anche questo, reduce di un primo che abbiamo anche noi seguito, vero? Vero, sì, continua questo viaggio di Arete nella Calabria dell'arte e dei suoi tesori più preziosi. Gli storici dell'arte non avevano traccia di un passaggio dalla Messa Terme di una tela del Cavalier Calabrese, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di proporre per questo secondo evento l'esposizione di un'opera di Mattia Preti. Si tratta degli evangelisti Luca e Giovanni del 1670 circa, appartenente ad una collezione privata calabrese, la collezione Carlo Perri. Un'opera inedita, un'opera ricercata che è anche colma di spiritualità, e per questo motivo abbiamo deciso di tenerla esposta nel nostro museo diocesano, nel museo diocesano di Lamesia Terme, che è già traboccante di quelle opere, di quell'arte che trasmette il messaggio dei santi. Dottoressa, la mostra appunto sarà aperta fino al 10 luglio. Quali sono gli orari? Giusto per dare qualche indicazione ai visitatori, a coloro che insomma che vogliono venire a visitarla. Gli orari sono quelli del Museo Diocesano, quindi si trovano sul sito web del Museo Diocesano di Lamezia Terme, e quindi da lì si potrà tranquillamente verificare quando il museo è aperto. Naturalmente il museo è chiuso lunedì, è aperto tutti gli altri giorni e la domenica solo su prenotazione di gruppi. Ovviamente Arete non si ferma qua, va avanti, già si pensa al terzo evento? E speriamo di sì, chissà, sicuramente per la fine dell'anno, per un bel regalo di Natale all'insegna dell'arte. Grazie dottoressa Gigliotti, e noi come sempre seguiremo anche il prossimo evento di Arete. Per ora vi invitiamo ancora una volta a seguire questo di evento qui al Museo Diocesano di Lamezia Terme. Continuate a seguirci. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo evento di Arete, che continua il suo viaggio nella Calabria dell'arte e dei suoi tesori più preziosi. Un doveroso particolare saluto alle autorità, all'assessore alla cultura del comune di Lamezia Terme, Giorgio Gargano, al sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, con la sua delegazione. Li ringraziamo veramente di essere qui stasera con noi. Un doveroso ringraziamento a
che ha contribuito a vario titolo alla buona riuscita di questo evento, alla direzione del Museo Diocesano, Francesco Emanuele, che ha abbracciato concretamente e con gioia il nostro progetto culturale, all'amministrazione comunale di Lamezia Terme, che ancora una volta ha voluto stare al nostro fianco, a Carlo Perri, a Cesare Berlingeri per il prestito delle opere d'arte che potrete ammirare da stasera fino al 10 luglio, a Pippo Floridia per l'allestimento museale delle opere, a Ciaccio Arte Milano, broker insurance, a Vincenza Caterina Carbone per Unipega Sola Mezzi, a Maria Cristina Mazzelli per Immobiliare Hermes e a Franco Giotti per Gigraf per le sponsorship e a Tiziano Bagnato per l'impeccabile attività di comunicazione dell'evento. Quando abbiamo deciso di costituire Rete ci siamo dati un obiettivo importante, quello di fare dono di una parte preziosa del nostro tempo per realizzare eventi di elevato profilo culturale, con la precisa volontà di disvelare, di valorizzare e di diffondere il patrimonio artistico della Calabria. L'occasione della presentazione della nostra mission a marzo scorso, con la straordinaria esposizione sul capolavoro di Luca Giordano, Il Trionfo di Galatea, appartenente alla collezione Romano Cagatelli, ci ha dato conferma, attraverso l'entusiasmo della partecipazione di un pubblico numeroso e qualificato, di quanto l'arte risponda non solo ad una esigenza fortemente avvertita di crescita culturale, ma anche ad un bisogno di puro benessere dell'anima, proprio ad un bisogno immenso di bellezza. Ed è con questa consapevolezza di percorrere la giusta traiettoria che abbiamo proseguito il nostro viaggio. Per gli storici dell'arte non v'era traccia dell'esposizione alla Lamezia Terme di un capolavoro di Luca Giordano conservato in Calabria e nemmeno di un'opera del nostro cavalier calabrese. Ed è proprio per questo motivo che Rete ha voluto proporre in occasione del suo secondo evento un'opera di Mattia Preti. Si tratta degli evangelisti Luca e Giovanni del 1670 circa, una tela appartenente ad altra prestigiosa collezione d'arte privata calabrese, la collezione Carlo Perri. Un'opera che giunge da Crotone, grazie alla sensibilità del suo raffinato prestatore, per essere finalmente ammirata nella città centrica della Calabria. Anche in questa occasione, come nella precedente, abbiamo realizzato un numero della nostra collana editoriale dedicato all'evento, con testi di tutti noi soci fondatori, e come avvenuto nella prima esposizione, abbiamo voluto creare un ponte tra l'arte antica e l'arte contemporanea, perché le opere del passato possano costantemente dialogare con i linguaggi artistici del presente. Il panneggio rosso del mantello del San Giovanni, ritratto nell'opera di Mattia Preti in esposizione, è stato l'elemento illuminante per la scelta dell'arte e dell'artista calabrese dei nostri tempi, che potesse magistralmente confrontarsi con il cavalier calabrese. Un confronto già sperimentato dall'artista prima e altrove. Nessuno poteva fare meglio di Cesare Berlingeri, con il suo amore rosso per Mattia Preti del 2013, intriso di una passione contaminante. Un'arte, quella di Cesare, a me piace dirlo perché ci credo, che è poesia. Poesia della forma, poesia del segno, poesia del colore. E la ritroviamo questa poesia di Cesare avvolta sulle sue tele piegate, e la troviamo espressa nei suoi monocromi struggenti, la troviamo narrata durante quell'incontro idilliaco tra la fisicità dell'opera e l'intimità dell'animo di chi la osserva.
Pieghe dunque che rimandano ad altre pieghe, che si riflettono nello spazio e nel tempo senza alcuna soluzione di continuità. È questo che caratterizza la seconda tappa del nostro meraviglioso viaggio, perché al viaggio di Arete possano unirsi tutti, tutti quelli che come noi hanno in mente di raggiungere la poetica Itaca di Konstantinos Kavafis, quella che ci ha dato il bel viaggio e senza la quale il nostro viaggio non sarebbe mai cominciato. Grazie. Allora, io prima di passare la parola ai miei soci di Arete per raccontarvi anche le opere che stiamo andando a vedere al museo, vorrei chiedere all'assessore Giorgia Gargano di venire a porgere il suo saluto. Buonasera a tutti, buonasera Raffaella. Io ringrazio per avermi dato la parola, che mi consente tra l'altro di portare a tutti quanti i saluti del nostro sindaco Paolo Mattaro, che è fuori città e quindi per questo motivo non ha potuto essere qui. Mi permetto di ringraziarvi, voi di Arete o Arete, perché a me piace leggerla anche come valenza, come forza, alla greca questo vostro nome dell'associazione. Mi permette di ringraziarvi perché per il metodo, per come state iniziando questo lavoro sulla conoscenza, distillando la conoscenza dell'arte qui in città, con tra l'altro l'attingere al collezionismo privato calabrese, che è un'operazione dell'operazione, perché si tratta di non soltanto fare divulgazione ed educazione all'immagine e alla visione di quadri che nessuno di noi facilmente potrebbe vedere, ma soprattutto anche mettere in evidenza che c'è tutto un mondo sommerso di persone che si occupano profondamente di cultura e che quando vengono chiamate poi rispondono. È il caso delle grandi biblioteche private nelle case di tante famiglie calabresi che non si conoscono, ed è il caso del grande collezionismo di qualità d'arte che in Calabria esiste, ma del quale forse parla soltanto Mario Panarello, nel senso che quando si pensa alle grandi collezioni d'arte si pensa sempre al nord Italia, mentre il sud Italia ha, seppure nella sua perifericità, palazzi privati nei quali le collezioni conservate possono sicuramente competere con le più importanti e meglio note del nord Italia. Quindi questa operazione di riscoperta anche di come si è formata la coscienza e la consapevolezza culturale della regione mi sembra veramente un valore aggiunto rispetto alla vostra operazione. Quindi grazie e buona serata. Io chiamerei il sindaco di Taverna a portarci il suo saluto. Buonasera a tutti, saluto il tavolo dei relatori e ringrazio la dottoressa Gigliotti per l'invito che mi è stato rivolto a me e all'amministrazione che rappresento. Con molti dei relatori abbiamo già in passato abbiamo avuto delle importanti collaborazioni con delle importanti iniziative, quindi io mi ricollego a quanto detto dall'assessore, quindi iniziative di questo genere vanno portate avanti perché la cultura è la bellezza del nostro territorio. Noi come collezioni private non ci siamo mai mossi in questa direzione, noi vantiamo delle importanti collaborazioni con le università, con l'Orientale di Napoli, abbiamo fatto due importanti mostre, una sul 600, una sul 700 napoletano, con 100, con la Pinacoteca, abbiamo fatto un'importante mostra a confronto del Cino Mattia Preti. Da qui a qualche settimana mi dovrò recare a Malta per un importante sodalizio che abbiamo ripreso con l'Università di Malta, con il professore
Ciberresi, in quanto in questo mese di luglio inaugureremo a Taverna l'archivio permanente di Gregorio e Mattia Preti. Proprio ieri o giovedì mi sono sentito con il professore Spike, in quanto è presidente, oltre ad essere cittadino onorario di Taverna, è presidente dell'archivio pretiano, che metterà a disposizione tutto il suo materiale scientifico, che sarà un patrimonio disponibile a tutti gli studiosi. Quindi noi da tempo ci stiamo impegnando, sappiamo che ci sono, diciamo, delle difficoltà, quindi noi siamo aperti a 360 gradi a tutte le iniziative, le contaminazioni che possono prevenire, oltre che dal mondo accademico, diciamo pubblico, ma anche da collezionisti importanti privati. Quindi vi ringrazio veramente, diciamo, per l'invito e buon proseguimento. Grazie. Grazie davvero. Direttore Francesco Emanuele, un saluto, e direttore del Museo Diocesano di Lamezia Terme. Sì, giusto veramente un saluto, perché siamo tutti ansiosi di conoscere i contenuti di questa presentazione e poi andarli a vedere. Quindi per il Museo Diocesano ovviamente è un privilegio avere un'opera di Mattia Preti, che in realtà in passato ci avevamo quasi fatto l'abitudine, ci avevamo creduto di averlo anche noi, Mattia Preti, poi purtroppo diciamo, non è di Mattia Preti, ma comunque di un altro grande autore, che è Francesco Cozzo. Il soggetto, tra l'altro, dell'opera è molto vicino e ben si adatta alle sale del museo, quindi dialogano tra loro, sono quasi un ritorno a casa, diciamo così, molto bello, siamo molto felici. Siamo anche felici di esserci conosciuti anche, come dire, istituzionalmente in questa occasione con l'associazione, con la quale speriamo di collaborare anche in futuro, perché comunque siamo andati d'accordo, andiamo d'accordo, sicuramente si sono buttate le basi per una fruttuosa collaborazione nel futuro. Siamo felicissimi di ospitare questo evento, quest'opera straordinariamente bella, che ben si articola e si coniuga con il contemporaneo, che è una strada che anche noi abbiamo intrapreso, e a breve verremo poi a raccontarvi storie più recenti con autori recenti. Quindi anche questa sollecitazione viene anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, anche dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, che spinge i musei, ma anche gli archivi e le biblioteche, di aprirsi al contemporaneo. Quindi il museo diventi anche un luogo dove si racconta una storia non solo del passato, ma anche del presente, per comprendere meglio il nostro futuro. Quindi, nella logica proprio di questa sollecitazione dell'Ufficio Nazionale, cogliamo a maggior ragione anche quest'opera di arte contemporanea del maestro Berlingeri, che ci rende particolarmente felici, e quindi siamo ansiosi di vederla. Grazie. Io nei rapporti che ho con molti musei, con molti direttori di tantissimi musei del mondo, americani, europei, insomma di tutto il mondo, quando parlo di Mattia Preti, tutti, grandissimo artista, mi dicono: ma lo sai che ce l'abbiamo anche noi nel nostro museo? Ma vi parlo Metropolitan, vi parlo di Washington, vi parlo della National Gallery di Londra. Cioè, Mattia Preti è praticamente collezionato in tutti i principali musei del Nord America e d'Europa. Questa è la prima cosa che soprattutto i nostri concittadini calabresi dovrebbero sapere, che hanno un loro artista che è conosciuto in tutto il mondo, e peraltro viene anche considerato con la maggiore gloria possibile, perché mi dicono: sai, perché Mattia Preti nella nostra collezione ci serve per far capire poi il caravaggismo, come piano piano si è trasformato, no, nel corso degli anni, ed è uno snodo fondamentale per capire certi passaggi della storia dell'arte. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è questa, cioè che Mattia Preti non è un fenomeno prettamente calabrese, non è un fenomeno prettamente maltese, non è un fenomeno prettamente napoletano, romano o comunque sì italiano, ma Mattia Preti è un fenomeno internazionale. Bisogna partire da questa consapevolezza per poi cercare di
capire quello che si vuole fare. Seconda considerazione, alla pari di altri importantissimi artisti, anche Mattia Preti è una conquista sostanzialmente della storia dell'arte del Novecento. Mattia Preti ha avuto tanti onori, tante soddisfazioni mentre era vivo, come succede spesso, per il cambiamento di gusti, per il cambiamento della società, per 200 anni viene dimenticato, ma poi rinasce con questa grande mostra voluta dal Fondo Frangipane, che si inventò la rivista Bruzium, importantissima per capire tutta la storia dell'arte calabrese e non solo, questa grande mostra che venne fatta a Reggio Calabria nel 1913 e alla quale parteciparono parecchi musei internazionali che già allora avevano in collezione Mattia Preti. E guardate il caso, 1913 viene fatta questa mostra di Frangipane a Reggio. Nel 1911 Roberto Longhi scriveva il primo saggio su Caravaggio, che fu il saggio che cominciò a far riscoprire Caravaggio dopo quasi tre secoli sostanzialmente di dimenticanza. Ecco, questo per dire che ci sono degli artisti che sono stati riscoperti dalla storia dell'arte del Novecento. Io ho fatto anche recentemente una mostra su Georges Latour, che era questo grande artista francese, di cui fino al 1935-37 non si sapeva assolutamente nulla ed è stato scoperto proprio nel corso del Novecento. La terza cosa che volevo dirvi è questo, che Mattia Preti è sicuramente una personalità, come dire, abbastanza rara nel panorama storico italiano. Perché? A me non è dato sapere, per esempio, che a Vinci ci siano testimonianze dirette di Leonardo, o a Caprese ci siano testimonianze di Michelangelo, o a Urbino testimonianze artistiche di Raffaello. Ma dirò di più, che alcuni improvvidi storici dell'arte lo abbiano cercato, neanche a Milano abbiamo opere di Caravaggio, nel senso che Caravaggio lasciò lì che fece a Milano. Invece con Mattia Preti è completamente diverso il discorso, perché Mattia Preti, mentre era in vita, inviò moltissime opere del suo comune natio, del comune di Taverna, e che si trovano ancora lì e sono perfettamente conservate, studiate, e da lì poi nascono tutti questi rapporti che ha citato prima il sindaco di Taverna. Diverse sono le ragioni perché questo è avvenuto. Io nel mio più piccolo saggio ne ho individuata una, che penso sulla quale tutti possiamo essere d'accordo. Certamente Mattia Preti fu un uomo molto molto ambizioso, su questo non c'è nulla di dubbio. Aveva sofferto molto il fatto che nella riorganizzazione sociale avvenuta a Taverna nel 1605 la sua famiglia natale era stata declassata, no? da nobiltà a semplici, diciamo così, borghesi, e lui nel corso della sua vita ha avuto sempre questo atteggiamento, diciamo, di riconquistare, no? quella nobiltà che gli era stata, a suo dire, illegittimamente e arbitrariamente sottratta, tant'è vero che poi segue i Cavalieri di Malta fino a riacquistare completamente la nobiltà. E che devo dire, lui mandava queste opere a Taverna anche nel senso di dire: beh, vedete che poi io, no? nel corso degli anni, con la mia attività, poi sono riuscito a conquistare quello che arbitrariamente mi era stato tolto. E ricordiamo bene che Mattia Preti è stato sempre un artista che anche in vita era stato lodatissimo, perché già a 27 anni, quindi siamo nel 1640, a Roma fu destinatario di committenze importanti come delle Pale dell'Altare. Le Pale dell'Altare è un soggetto che viene commissionato solamente ad artisti che hanno già dimostrato, come dire, di no, reggere l'urto di composizioni così, anche di grandezza anche fisica, di rilevante valore. Quindi già allora, 27 anni, aveva già, come dire, una sua forte presenza artistica. Per chiudere, in due parole, come vedo io il Preti nella storia dell'arte? Allora,
Preti è colui che meglio di tutti gli altri è riuscito a fare una sintesi pressoché perfetta di tre elementi. Uno chiaramente è il caravaggismo, quindi non so, il chiaroscuro caravaggesco, di caravaggesca iniziativa. Due, i colori, soprattutto che gli provenivano dalla conoscenza dei grandi veneti come Tiziano o come Veronese. Infatti ci sono degli aspetti nel quadro, credo che poi Mario ne parlerà, di questo quadro che è qui presente, che lo dimostrano perfettamente. E il terzo elemento è quello del classicismo, no? Dei grandi emiliani, pensate uno a Reni, ecco, prima è stato citato Guercino, che è stato un altro diciamo artista che lui ha molto considerato. Cosa ha fatto quindi? Ha preso questi tre elementi e li ha inseriti in una dimensione narrativa, in una dimensione teatrale, in una dimensione drammatica quasi di stampo che io definisco shakespeariano. Facendo in questo modo, certamente lui si è dovuto allontanare, no? Da quella che io dico l'attimalità caravaggesca. Caravaggio era colui il quale con un solo momento, no? La sintesi perfetta e distillata di un solo momento riusciva a rappresentare una storia intera. Lui quindi non fa questa cosa che faceva Caravaggio, cioè questa sintesi assoluta di quel determinato momento che racconta tutta una storia. Lui fa un'altra operazione, tant'è che alcuni hanno ritenuto Caravaggio come il precursore, inventore della fotografia, mentre Mattia Preti come il precursore, inventore del cinema, no? Perché mette le sue opere in un discorso teatrale narrativo. Quindi Mattia Preti perché è fondamentale? Perché lui si è incaricato in un certo senso di portare avanti la lezione di Caravaggio, certamente per portarla avanti non poteva portarla avanti tale quale gli era stata consegnata, perché nel frattempo erano cambiate la sensibilità, erano cambiati i costumi, e quindi lui ha dovuto adattare, diciamo così, il caravaggismo alle mutate situazioni. Ed ecco perché viene definito, lui morirà appunto nel 1699, quindi proprio al termine del secolo, ecco, come colui che è riuscito, diciamo così, ha conservato innanzitutto la memoria di Caravaggio, e l'ha conservata perché ha saputo, nel corso di 70 anni di attività, ha saputo trasformarla adeguandola, diciamo, ai tempi nuovi che si rappresentavano. E questa è la grande importanza che ha avuto Mattia Preti. Prego. Mario Panarello, facci scoprire questa tela di San Luca e San Giovanni. Grazie Raffaella, buonasera a tutti. Dunque, il dipinto appunto in collezione Carlo Perri mi era stato appunto sottoposto dall'amico appunto collezionista tempo addietro, e quando appunto con Raffaella, con gli altri membri dell'associazione si è pensato di esporre alla Mezzia un dipinto, dipinto anche poco noto, diciamo, mi è subito, dopo un po' mi è venuto in mente questo straordinario capolavoro. Dunque, perché è importante? Tanto non è un grande dipinto, è di grandi dimensioni, però è potente secondo me, nel senso che è un dipinto talmente ben orchestrato, veramente un'opera notevole di Mattia Preti. Altra volta, tempo fa, l'anno scorso, parlando con un esperto romano di Mattia Preti, Luca Calenne, mi svelava alcune cose, alcuni retroscena della sua attività nell'ambiente romano. Mi diceva: Mattia Preti era bellissimo, riusciva a dipingere un quadro in pochissimo tempo, e
i suoi quadri non costavano neanche tanto, quindi era detestato in ambiente dai colleghi romani, mentre, che ne so, un Cortona se la tirava, dipingeva opere importanti e era costosissimo, lui sfornava dipinti ma anche di qualità, e quindi era apprezzato ovviamente, ma era anche detestato dal... tant'è vero che diciamo così lascia Roma anche per questo motivo. Appunto dobbiamo pensare a questo artista estremamente prolifico che ha lasciato veramente una quantità di opere, ne vengono fuori in continuazione presso le collezioni private, sul mercato antiquario, a volte scoperte anche importanti sue ma anche del fratello. E questa è particolare, intanto vabbè, era stata segnalata semplicemente nel catalogo di Spike del 99, molto rapidamente, perché appunto era stata individuata sul mercato antiquario bolognese, e poi appunto venduta. Ma la scheda è pressoché inesistente, era pressoché inesistente, tant'è che la datazione da noi anche riportata così per rispetto al grande studioso di Preti, cioè la datazione 1670, sì, credo si debba mettere in discussione, perché intanto almeno un decennio prima, ma forse anche di più, ma almeno 53, sì, perché c'è questo tenebrismo ancora molto forte, molto deciso, le figure sono ancora costruite in modo compatto, non c'è quello sfaldamento della materia pittorica che poi si noterà nei dipinti successivi. È un dipinto interessante, anche secondo me, io mi sono avventurato nella lettura, quando lo storico dell'arte è un mestiere bello, perché bello? Forse sono di parte, perché quando noi ci troviamo di fronte a un dipinto, subito ne apprezziamo così istintivamente le qualità, così. Però poi quando lo studio con l'arte passa ad analizzare l'opera, quindi fa come una sorta di scanner, no? Si impone di leggerla secondo un metodo rigoroso, no? Quindi i tagli compositivi, i colori, cioè tu incominci ad analizzare tutti gli aspetti e lì vengono fuori anche delle cose che è come studiare insomma un brano di Leopardi, lì per lì lo ascolti, che meraviglia, poi quando vai a fare l'analisi dettagliata entri nei dettagli di ogni significato di ogni parola e lì rimani sorpreso. È la stessa cosa, ed è un dipinto sorprendente, dicevo prima, per quanto di dimensioni contenute è in realtà molto potente, perché sintetizza al meglio la sua poetica, il caravaggismo che appunto aveva messo in luce Domenico è ovviamente presente in questo dipinto, ma coniugato a questi tagli compositivi delle figure in contrapposizione tipiche della cultura veneta, della cultura emiliana, ma soprattutto veneta, pensiamo appunto ancora una volta a Veronese che lui aveva studiato magistralmente, quindi coniuga ecco queste suggestioni del naturalismo, del tenebrismo, no? Caravaggesco con questi tagli compositivi teatrali della cultura veneta. E in quest'opera appunto c'è questa contrapposizione, questa ricerca anche nel 2013 venne fatta una mostra molto importante in occasione appunto del centenario della nascita, che metteva in luce l'aspetto della fede, l'umanità dell'artista, e questa particolare vocazione, era un cavaliere di Malta, quindi era una persona sicuramente di grande religiosità, emerge in modo molto forte nelle sue opere. Il San Giovanni è una figura ispirata che volge lo sguardo verso il cielo, ammantato con questo rosso tipico, vabbè, il mantello rosso è tipico, ma lì acquista un significato ancora più forte in questo dipinto, perché è il colore della passione, e mette in luce, mette in risalto la mano illuminata da questo bagliore di luce. Quindi ecco,
San Giovanni cerca l'ispirazione del divino e nello stesso tempo la mano scrive sul volume il Vangelo. E a questa figura si contrappone l'altra di San Luca, che invece sembra quasi contemplare l'altra figura, quasi più in forma più contemplativa, ma tiene, diciamo così, alle spalle della figura di San Giovanni l'icona della Vergine col Bambino. Sappiamo appunto San Luca è colui che ha ritratto la Vergine. E i simboli, anche quelli molto, gli attributi, cioè l'aquila per appunto San Giovanni e il bue per San Luca, posti negli angoli in modo del tutto particolare. Veramente una composizione estremamente suggestiva, che serve proprio all'artista per coinvolgere l'osservatore, per farlo entrare dentro. Ecco, lì siamo proprio nella teatralità barocca. Ecco, Mattia Preti è lo straordinario pittore barocco del Seicento, che incarna anche un certo spirito, non soltanto come dire, il barocco romano, ma anche delle suggestioni proprio anche, come dire, tutte autoctone, se vogliamo. Su questo anche gli storici hanno a lungo disquisito. Dunque non ci resta che poi andare a guardarla, perché ci sono tutta una serie di contrappunti cromatici, luministici, di grande suggestione, che sono apprezzabilissime in questo dipinto. Speriamo appunto, il rimpianto va ai tanti dipinti di Mattia Preti menzionati negli inventari delle collezioni. Penso per esempio alle straordinarie collezioni delle famiglie di Monteleone. Dagli inventari emergono numerosi dipinti di Mattia Preti, di Luca Giordano, non solo, e lì appunto molto è andato perduto. Veramente se la Calabria possedesse tutto questo patrimonio, non soltanto privato ovviamente, diciamo così, ecclesiastico, perduto per vie diverse, terremoti e quant'altro, sappiamo tanto, ma il patrimonio privato delle grandi famiglie, quello veramente soltanto negli ultimi anni sta emergendo, e c'era veramente tantissimo. Qualche collezione ancora resiste, tra virgolette, qualche collezione ancora resiste, e quindi speriamo di tirar fuori ancora dei gioielli da queste collezioni, che è una cosa importante, perché come diceva prima sono collezioni che non sono visibili ai più. Quindi speriamo di poter lavorare e valorizzare questo ed altri aspetti della nostra cultura, perché è importante in assoluto, diciamo. Grazie. Dall'arte antica all'arte contemporanea. Tonino Puglia Veneziano. Facciamo questo passaggio. Bene, buonasera a tutti. Allora, ci troviamo qui ad ospitare due grandi opere. Mattia Preti, con un omaggio che Cesare Berlingeri offre alla cittadinanza. E cosa dire? Intanto esprimo la mia soddisfazione di vedere appunto concretizzarsi anche quest'ulteriore evento, perché non è facile imbastire qualcosa che coinvolge sia l'arte classica e sia il contemporaneo. Devo dire, negli ultimi tempi mi capita spesso di vedere sulle riviste, giunge notizia che il dibattito intorno a quello che è la contemporaneità dell'arte in genere si fa sempre più fitta, più intensa, e quindi si dibatte molto su questo tema, ma molti musei lo utilizzano per attrarre anche una categoria di visitatori che diversamente non si accostano e quindi non frequentano i musei.
Ma dobbiamo dire questo, Cesare Berlingeri in tempi non sospetti, ricordo benissimo perché ne sono stato testimone presso la Galleria di Palazzo Arnone, Galleria Nazionale, nel 2013 se non vado errato, organizza questa grande mostra con un confronto molto forte rispetto alle opere della collezione. E non ultimo ricordo una bellissima mostra realizzata anche a Catanzaro, al MARC, dove Cesare si confronta sempre con le opere dei grandi maestri della collezione permanente. E dico questo perché con Cesare c'è una lunga frequentazione che mi ha portato in diverse occasioni ad esporre insieme e quindi ho sempre apprezzato la sua generosità rispetto a quello che è il territorio. Aggiungo che è vero che l'arte diventa tutta contemporanea, ma bisogna anche sottolineare che diventa contemporanea nel momento in cui l'opera ha una sua autenticità. Proprio prima di venire qui in sala si parlava con Cesare dell'autenticità, per esempio, delle incisioni rupestri della preistoria, di Lascaux o altre, non perdono mai la loro autenticità. Quindi l'opera ha ancora qualcosa da dire, da comunicare. E io ritengo che Cesare riesce, con la sensibilità che lo contraddistingue, a mettere insieme questo tempo passato e questo tempo della contemporaneità in una maniera autentica, quindi conservando sempre la sua specificità, il suo linguaggio, che è molto, molto vicino ai nostri tempi, e quindi di superare quello che sono le contrapposizioni del tempo stesso. Quindi è un tempo che unisce passato e presente. E personalmente, cosa dire anche dell'opera di Cesare? Dico che questo suo attaccamento anche al territorio, e quindi, ma in questo caso all'opera dei preti, Cesare afferma quello che sono. Rompe anche queste contraddizioni che ci sono fra centro e periferia e afferma una centralità di quello che è la presenza dell'artista sul territorio. Quindi diciamo un'occasione unica e autentica. Arrivano in città, giusto per ripetere, contemporaneamente queste due opere importanti. Grazie. Saluto il vice sindaco, l'avvocato Antonello Bevilacqua, e lo ringrazio per essere intervenuto. Concludiamo Rocco Guglielmo. Per Cesare Berlingeri. Grazie a tutti voi di essere intervenuti. A me il compito di presentare più che l'opera Cesare Berlingeri. Che dire di Cesare? Con Cesare mi reggo un rapporto ormai ventennale. Abbiamo fatto tantissime cose, tantissime mostre insieme e tante ne faremo nel futuro. Una, forse vi annunzio già in anteprima, questa grande operazione di contaminazione ambientale che faremo quest'estate in 4 comuni: Badolato, Santa Caterina, il castello di Roccella Ionica e le chiese sottratte al culto e la cripta di Gerace, dove Cesare, abbiamo dovuto stopparlo perché voleva contaminare tutto, anche i paesi che non erano rientravano nel progetto. Già tanto si è detto di Cesare,
È un artista straordinario, è fortemente contemporaneo e questo gli proviene da una lunghissima sperimentazione che del tempo ha fatto, sperimentazione che ha riguardato sia alcuni agenti, quale il fuoco, il vento, sia materiali, il piombo, la calce, il cemento e da ultimo la tela, che nella ricerca dice essere, smette di essere supporto, quindi per questo è difficile qualificarlo come pittore tradizionale, smette di essere supporto ma diventa pretesto di una occupazione dello spazio, quindi di uno spazialismo che un po' segue una tradizione italiana importante, penso ai vari artisti, a Bonalumi, a Fontana, a Burri, allo stesso Simeti, che hanno utilizzato la tela come pretesto per dire qualcosa in più. In Cesare c'è anche dell'altro, perché il gesto del piegare, dell'avvolgere, è che richiama anche un gesto ancestrale, che era quello del custodire, del preservare, del mettere da parte. Ma che cosa? Un ricordo, un frammento, un desiderio, un pezzo di memoria, per cui le opere che vengono abitualmente prodotte da Cesare ed offerte al fruitore costringono necessariamente il fruitore a scoprire e a confrontarsi con le tele, a scoprire quello che Cesare non nasconde, ma che intende svelare, perché l'opera per i più attenti non nasconde, disvela, e disvela ciò che ognuno di noi di fronte alla tela stessa intende trovare, intende vedere. Ma questa sua capacità è una capacità che gli deriva da una formazione completa, che va da una conoscenza della storia dell'arte, perché lui riesce a coniugare perfettamente gli artisti classici, quale Lorenzetti, Simone Martini, Antonello da Messina, per i messaggi che ci hanno trasmesso, ma anche gli artisti più moderni, Klein, Mondrian e tanti altri, per l'uso anche sapiente del colore, fino ad arrivare, indubbiamente, non può non richiamarci alla memoria, non possono che richiamarci alla memoria le opere di Cesare, il più grande degli artisti del Novecento, che è Fontana, ma proprio per quello che voleva spingerci a vedere oltre la tela, questa bidimensionalità dell'opera che in Cesare diventa tridimensionalità, che è un oggetto quasi scultoreo, ed infatti nell'ultimo periodo sempre più spesso Cesare si confronta con l'uomo, è più affascinato da un intervento installativo che un intervento tradizionale. Ne ha dato prova egregia a Tropea nella mostra che abbiamo fatto 2 anni fa, l'anno scorso, nel complesso di Santa Chiara, ne ha dato prova in altri interventi curati in luoghi tradizionalmente non destinati all'arte, quale la chiesa del Santo Mobono a Catanzaro, nella mostra che abbiamo fatto in doppia sede tra la casa Rotella e la chiesa, e ne darà prova invece nell'intervento che sarà fatto nella chiesa di San Michele a Gerace, nella critica della basilica sempre a Gerace. Anche le dicotomie tra concetti che apparentemente sembrano essere inconciliabili e che sono presenti nell'opera di Cesare, quale il concetto del vuoto e del pieno, della luce e dell'ombra, del nascosto e dello svelato, del tempo e dello spazio, sono concetti che sostanzialmente ripercorrono le fasi della vita di ognuno di noi. Quindi le opere di Cesare che vengono offerte al fruitore sono sicuramente delle opere che interrogano e ci devono fare interrogare sul senso profondo della vita e sui concetti che alla stessa sono sottesi. Il fatto poi di Cesare che si è sempre voluto confrontare, come ricordava Tonino, con i grandi del passato è un atto
di coraggio, di grande coraggio per un artista contemporaneo, perché confrontarsi con dei mostri sacri può provocare delle tensioni, mentre in lui è quasi naturale la necessità di confrontarsi con i grandi maestri e il risultato che ne ottiene. Penso alla grande mostra fatta a Palazzo Arnone, dove c'era quel bellissimo omaggio anche a Ribeira. Penso all'opera che stasera dialoga egregiamente con Mattia Preti. Questa conferma, di come diceva Tonino, che il concetto della contemporaneità non è mai legato al periodo storico in cui si lavora, ma è legato al messaggio che si trasmette. Se l'opera ancora suggerisce qualcosa, quell'artista, anche se è vissuto 500 anni prima, è fortemente contemporaneo. Io non posso che ringraziare Cesare per l'amore che ha dato anche alla sua terra, alla Calabria, anche il voler pervicacemente rimanere in questa regione, anche la voglia di lasciare un segno importante dopo di lui con la creazione prossima, mi auguro, di questa grande fondazione che porterà il suo nome, è la sintesi di un percorso creativo che non ha uguali, per quanto mi riguarda, e per il quale l'intera regione, ma l'intero mondo dell'arte dovrebbe essere a lui grato, e lo ringrazio. Prima di chiamare il maestro qui a portarci anche lui il suo saluto, il maestro Berlingeri, passo ripasso la parola al dottor Piraina. Sono sempre indisciplinato nei confronti della mia presidente, ma credo. Allora, la prima cosa, devo pur dire che proprio l'anno scorso, credo, è venuto a trovarmi John Spike a Milano. Dopo di lui è venuta anche Rossella Bodré, e con entrambi stiamo seriamente ragionando di realizzare una grande mostra antologica di Mattia Preti a Milano. Io penso che questa sia una cosa dovuta anche per quella dimensione internazionale di Mattia Preti che certamente merita. La seconda cosa che desideravo dire era questa. Pensando a quando mi sono incontrato la prima volta con Mattia Preti, probabilmente la prima volta che mi incontrai fu nel corso di una mostra che organizzai con Vittorio Sgarbi a Milano, ed era una mostra dedicata a Caravaggio e Caravaggeschi, in cui appunto Mattia Preti era messo alla fine del percorso, una mostra che iniziava con Caravaggio e finiva con Mattia Preti. Ma quello che mi ha rafforzato di più nel mio così amore, diciamo così, nei confronti di Mattia Preti è stata una piccola mostra che abbiamo realizzato insieme alla Fondazione Felice Mastroianni ormai credo 5 anni fa a Platania, in cui 4 anni fa a Platania, in cui esponemmo sempre da collezione privata, in quel caso la collezione Caratelli, una bellissima opera di Mattia Preti che era Nove Metangeli. E pensate che io ho visto con i miei occhi le persone, anche alcune molto semplici devo dire, alcune delle quali venivano e mi dicevano: professore, ma è vera quest'opera? Oppure no, te è vera, sì, mi raccomando. E una parte di persone che guardavano quell'opera e addirittura si mettevano a piangere, erano proprio emozionati. Ecco, in quel momento ho capito che in Mattia Preti c'è una forza travolgente, no? Una forza che ti emoziona, che ti attira, e quindi spero proprio che si creano proprio le condizioni che stiamo cercando di creare per, così, per fare a Milano questa importante retrospettiva su di lui. Bene. Allora, maestro Berlingeri, ci faccia questo saluto, così poi andiamo sopra ad ammirare queste due opere straordinarie. Buonasera a tutti, mi piace essere venuti perché la manifestazione secondo me merita, non perché c'è un'opera.
perché c'è un'opera splendida di Mattia Preti. Dunque io non parlo di Mattia Preti perché Pirani ha già fatto un discorso notevole, chiarissimo, su Mattia Preti. Io parlo della mia prima emozione nel vedere un quadro di Mattia Preti. Io avevo 20 anni, ero un giovane pittore che ci fa poi dappertutto. E un giorno mi trovavo al museo di Reggio Calabria della Magna Grecia, alla Pinacoteca c'è un quadro magnifico di Preti che ritorna nel libro prodigo. Io non conoscevo Mattia Preti, sì, lo conoscevo come pittore della storia dell'arte, del neobarocco, però non avevo mai visto la verità e la forza della pittura. Avevo visto del Caravaggio e io ho capito che lui aveva questa forza incredibile, che a differenza di Caravaggio, che come diceva Pirani, era per la fotografia, lui era per il teatro, perché c'era questa grande composizione e questa grande teatralità con i personaggi messi al punto giusto nello spazio. Ma la cosa che mi sconvolse non furono tanto i personaggi o l'opera in sé stessa, prima mi sconvolse quello che si parlava qui del tenebrismo, no, a differenza dei Veneti o degli Emiliani, lui non aveva questi cieli limpidi, chiari, oppure sporchi, ma sempre profondi, no. Mattia Preti aveva una pittura adimensionale, sembrava il quadronello di Malevich, usando solamente tinte marroni all'interno dell'opera. Quindi non c'era la profondità del cielo, né dei personaggi uno dietro l'altro, anche se la prospettiva era perfetta. Ma la cosa che mi sconvolse è che nell'opera c'era un bambino che teneva una gabbietta di un cinghino in mano. E la cosa importante è che la gabbietta, essendo disegnata in prospettiva, sfondava il cielo. Ciò faceva capire che il cielo era profondo, se no non si poteva capire, sembrava un monopolo. E io ho capito la grande forza della pittura, è quella di non copiare il mondo, di inventare un mondo. E Preti inventava il suo mondo, non lo inventava col mondo che c'era fuori, col mondo che lui aveva dentro. Ecco perché quel tenebrismo dei colori, da cui secondo me aveva capito perfettamente quello che aveva scritto Leonardo da Vinci, la pittura è fatta di luce e ombra, e proprio una cosa perché è tanta ombra e pochissima luce, ma quella poca luce illumina tutta l'opera del cuore. E questo sono i grandi artisti. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando,
come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.